vista l'importanza della cultura nel nostro paese, noi ci siamo candidati attraverso anche la realizzazione, perché se è stato realizzato l'anfiteatro è stata anche perché avevamo avuto la lungimiranza di poter arrivare a un discorso del genere. Ci auguriamo che attraverso questa location tutto ciò che verrà fatto a livello culturale, che sia della festa della musica, che sia per quanto riguarda il cinema o il teatro, possa essere un motivo di attrattore di interesse turistico per l'intero territorio, non solo per il nostro. Presidente D'Amelio, l'inaugurazione a San Nicola Baronia di un anfiteatro delle arti in una splendida oasi naturalistica tra acqua, boschi, tra fontane. Un piccolo paese dimostra come si possa realizzare un'opera bella in tempi europei. Sì, e questa è la dimostrazione, è tra l'altro un'opera bella, di grande suggestione, che è al servizio di altre comunità, perché chiaramente un'opera così non può essere che quella di offrire musica a un territorio molto più ampio, come ci chiede l'Europa, e questo è di buon auspicio per i prossimi bandi che verranno. Noi siamo addirittura d'arrivo sui bandi per il PSR, un'agricoltura innovativa che guarda anche ai giovani, e qui abbiamo prodotti di enogastronomia di eccellenza, e qui ci sono stati impegni sul sociale, dobbiamo lavorare per un RSA e per strutture che insomma sono a metà tra il ricovero e la prevenzione e la riabilitazione. Mi pare che insomma in questa direzione noi possiamo sperare anche occupazione e sviluppo per i territori come i nostri, anche una diversa qualità della vita.